Corre il 1953. Una ragazza bruna e procace passeggia circondata da sguardi divertiti e carichi di desiderio. Quella ragazza di spalle è la giovanissima circense e attrice Moira Orfei. Il fotografo Mario De Biasi la sceglie per realizzare uno degli scatti più belli e simbolici dell'Italia di quegli anni. Moira è già un'abile trapezista, un'acrobata, una domatrice di elefanti, tigri, leoni e colombe. Il suo talento lo deve al trisnonno, che inaugurò il primo circo in Italia con solo un orso e quattro cagnolini. Ma adesso chi c'è? C'è lei, la regina, la superstar del circo, e cioè Moira Orfei! L'esuberante ed eccentrica Moira diventa il simbolo del circo in Italia. È lei la Wanda Osiris del tendone a strisce. Anno dopo anno, insieme al marito Walter Nones, ai nipoti, ai figli e alle successive generazioni, il nome degli Orfei si impone come garanzia di strabilianti acrobazie e numeri da brivido. L'accento romagnolo, la chiacchiera schietta, il turbante di capelli che le regalerà a vita 10 centimetri buoni di altezza fanno di lei la regina del kitsch. Sempre in viaggio con la sua casa roulotte tutta oro e specchi che preferisce di gran lunga quella di mattoni. Non solo il cinema, ma anche la TV è letteralmente rapita dalla faccia tosta di Moira, che entra a far parte del cast di numerose trasmissioni televisive come Domenica In. Il pubblico è divertito dei suoi racconti e della spontaneità con la quale rivela le sue debolezze, come la gelosia, incontenibile e altamente pericolosa. Tu sei innamorata di mio marito, ti piace di lui, via di qua. 4-5 sberloni, un calcio del sedere, amo. Era mica tanto per l'acquario, anche adesso, Il suo sorriso e il suo ottimismo sono contagiosi. Per lei il bicchiere è sempre mezzo pieno, anche quando la vita decide di metterla a dura prova. Sopravvive ad un ictus nel 2006 e ancor prima ad un paio di incidenti mortali. Due elefanti, pensate, le crollarono addosso schiacciandole alcune vertebre. Insomma, sembra proprio che non ci sia nulla in grado di intimorire e togliere il buon umore alla nostra signora degli elefanti, che sebbene non faccia più acrobazie, ancora oggi non rinuncia a scendere in pista per salutare il suo pubblico, dandogli la sensazione che le fiabe esistono davvero. Allora, prima di ricollegarci con Moira, che comunque ti sta vedendo e ti sta anche ascoltando, grazie alla nostra Barbara Di Palma, allora un amico in comune chiaramente, il grande Fellini. Che ricordi hai? Ah beh, lui amava molto tutta la famiglia Orfei, soprattutto Nando, con il quale ha fatto molti film, no? Nando era una persona fantastica, di una grande generosità e grande bontà, come Moira del resto. Io so che la sua vita non deve essere facile, nel senso che c'è molta gente adesso che è contro il circo perché pensano che gli animali sono... Io posso dire che Moira ama i suoi animali come ama la sua famiglia, insomma, veramente l'ho visto io proprio, ed è una cosa meravigliosa. Poi lei ha un'altra dote fantastica. Lei era una ragazza molto bella, come tante ragazze in Italia, la bellezza non ci manca, vero? Però ha fatto il film, altre cose. Però lei ha saputo crearsi un personaggio, una personalità tale per cui è Moira, hai capito? Lei e nessun altro. Alessandra. E piaceva anche molto a registi importanti come Germi, come Dino Risi, cioè però recitare... Tu che sei una scrittrice, ci devi dire una cosa. Qual è il segreto di Moira? Il fatto che sia un po' fata, un po' strega, come dice qualcuno? Secondo me all'uomo piace sognare la donna dominatrice. In fondo, come dominava gli elefanti al circo, poteva dominare anche gli uomini. Come gli elefanti. Beh, Moira è una donna molto dolce, però. Certo, però l'immagine, no? Ah, per la prima volta si è vista questa donna che appunto è un po' strega e un po' fata. E sicuramente ha l'aria autorevole, autoritaria, è una che decide lei. Senti. È stata una femminista ante litteram, pur essendo una donna poi molto femminile e molto femminile. Dolce. Barbara, lo chiedi tu a Moira qual è il segreto del suo grande fascino? Perché sicuramente starà ascoltando quello che le ospiti di studio stanno dicendo di lei e soprattutto quello che ha detto Sandra Milo. Il segreto del tuo fascino qual è? Ma perché lo vedo le arie? Sei una semplice. Sì, molto, cioè, truccata, figlia finta, tutto, però nel parlare, nel modo, sono molto semplice. Lui lo sa, mi conosco. Sì, come no. Però il tuo aspetto, il tuo look è sempre stato molto estroso, sempre queste paillette, le piume. Lo facevo per la pubblicità del circo e la gente mi veniva a vedere il circo, mi veniva a vedere. Ti sei sacrificata, diciamo. Ma no, sono abituata. Senti, però non tutti piaceva poi il tuo look, eh? Qualcuno ha detto certo, che era un po' kitsch. Perché ero truccata, macchinata,
ma quando erano così sono cretini, sono. Il look di Moira esatto. È stato acclamato. Acclamato nel sentiamo mondo un po' avvicina il microfono, Barbara, non si sente bene, si travestono in qualche modo, si sono ispirati a questi abiti, a questa famosa cofana che veramente è stata accalta nel mondo. La famosa cofana di Moira, che ancora vediamo ogni volta che vai in giro in circo. Ma quanto ci impegna la mattina? La conosciuta da tutto il mondo. Perché nessuno ha coraggio di pettinarsi come me, è vero? Quanto ci vuole per fare la cofana? Una volta si metteva un'ora, adesso piglio i capelli, faccio un coso, poi metto qualcosa sotto, poi piglio i miei capelli e li metto sopra così, poco adesso. Tutti la vogliono! Il trucco quanto ci vuole? Boh, sono così abituati che si metto poco io qua. Prima un'ora, due ore, adesso sono così, un'abitudine, no? Come i pittori, no? Che è un pittore molto antico, e uno nuovo si mette 4-5 ore a fare quello che si mette un'ora l'altro, capito? Ma io sono così, io mi trucco meglio di quelli che si truccano. Pensiero azione, Moira, ma tu sei più fata o più strega? Nessuna delle due, sono una brava signora e basta. Brava, adesso sei una carina. Tutti la vogliono, sì. Nessuno la figlia. È la mia figlia. Barbara, aspetta. Allora, tutti la vogliono, nessuno se la piglia, Moira Orfei. Tanti uomini l'hanno corteggiata nel corso degli anni, eccetera, ma solo uno ha conquistato il suo cuore. Ecco chi. In tanti l'hanno amata e desiderata, il suo destino già nel nome, Miranda, degna di ammirazione. Un cammino segnato dunque per Moira Orfei quando incontra il produttore cinematografico Dino De Laurentiis che con la sua intuizione, inventare un look fuori dagli schemi che la rendesse inimitabile, la consegna alla storia. È lui il primo e più importante estimatore della Circense che regala la sua immagine al cinema in ben 47 film. Moira lavora con tutti i registi che hanno fatto grande il cinema italiano. Io mi chiamo Mary. Risi la sceglie in Profumo di donna per un ruolo in cui sprigiona tutta la sua sensualità accanto a Gassman. Scusa se tocco, eh? Mi sembra che andiamo bene. Stregherà anche Mastroianni nel film Casanova 70 di Monicelli. Pietro Germi dice di lei se studiasse potrebbe essere grande come la Loren. E poi il maestro Fellini. Lui era rapito dal suo talento circense e dalla sua immagine iconica. Fu l'unico, racconta Moira, a non farle la corte. Totò invece era così pazzo di lei da prometterle un appartamento in regalo, se solo si fosse lasciata accarezzare i capelli. Seppur così desiderata, lei in tutta la sua vita ha amato solo un uomo. Un uomo che ha dovuto corteggiare per oltre un anno, il domatore di leoni, Walter Nones, col quale confessa, dopo oltre 50 anni, ogni giorno è come la prima volta. Sandra, quella di Moira è una storia sicuramente molto commovente, difficile per alcuni versi, come hai detto tu prima, però anche questa è la storia di un grande amore. Sì, no, io l'ho conosciuto il marito, sì. E lei è sempre, era innamoratissima. Sono sicura che è una delle poche, non si offendano le donne fedeli che io conosco, sì, veramente. Perché spiega questo concetto. Cioè, perché lei era innamoratissima del marito, e malgrado anche gelosissima, mi aveva addirittura confessato che se l'avesse scoperto avrebbe appiccato fuoco, ecco, al roulotte. Mamma mia. Allora dicevi, era innamoratissima del marito. Innamoratissima, Sandra? Del marito, no? Io mi ricordo, li ho visti insieme, e poi lei, malgrado questo aspetto di donna forte, così, sono convinta che sia una donna tenerissima, molto dolce e molto femminile, di quelle, sai, proprio quelle donne che amano un uomo per tutta la vita e basta, no? E io ho questo ricordo di lei, insomma. E mi è molto piaciuto proprio anche il fatto di come teneva la sua casa, dei fiori, delle tende, di una femminilità estrema, che solo una donna molto dolce può ideare una casa così, ecco. È difficile essere, Alessandra, un'icona come Moira Orfei, perché è un'icona che resiste... Beh, lei ha scelto la strada di rimanere sempre uguale a se stessa, molto truccata, pettinata in questa maniera. La consigliò Dino De Laurentiis di avere questo look e lei saggiamente pensò di non cambiare mai. E in effetti, se noi ci pensiamo,
la Carrà non ha cambiato mai. Cioè, ci sono due modi. Le grandi icone dello showbiz. O cambi sempre, come Madonna o come Lady Gaga, Lady Gaga diventa anche molto faticoso, oppure non cambi mai, oppure addirittura sparisci, come ha fatto Greta Garbo. Lei è la prerogativa delle donne europee, vero? Perché anche Liana è sempre stata uguale. Ecco, allora andiamo un po' su questi look, no? Inconfondibile Moira per la sua simpatia, la sua professionalità e la sua bellezza, ma soprattutto, come l'abbiamo visto, il suo look. Guardate. Solo per pochi anni Moira ha lasciato cadere la sua chioma di capelli corvino sulle spalle. Nel 1960, quando imperativo di bellezza era lo stile semplice e rigoroso di Audrey Hepburn, Moira raccoglie i capelli come una torre di Babele e sottolinea lo sguardo magnetico con cagiale e ciglia finte, da allora in perenne lotta contro la forza di gravità. Se negli anni 70 le capellone scomposte, come la bellissima Farrah Fawcett, lanciano la moda delle acconciature alla come viene viene, il pinnacolo di Moira invece è sempre lì, ben cotonato, verso cime mai viste. Negli anni 80 l'aria di libertà mista a provocazione di Madonna impone ulteriori cambiamenti, ma la badessa del circo non ci sta a rinunciare alle sue tonnellate di eyeliner, al suo turbante e ai suoi vestiti impanati di strass. Anni 90, Moira ormai tra trucco e parrucco impiega meno di un'ora. Il neo è sempre ben in vista, le unghie più lunghe che mai e continua a respirare ettolitri di lacca che tengono ben saldo il suo nido di colombe. Oggi Moira può essere fiera di aver compiuto un'impresa fantascientifica, bloccare il tempo a colpi di fondotinta, strass e perline che avrebbero riempito le cerbottane di milioni di studenti. E a chi le chiede se per tutti questi anni è stata schiava della sua immagine, lei risponde: mai, sono solo una diva. Sono solo una diva, dice Moira Orfei. Torniamo dalla nostra inviata Barbara Di Palma, che se non sbaglio è col principe azzurro a questo punto di Moira Orfei. Esatto, così Barbara. Esatto, Salvo, hai l'occhio lungo, perché Moira non ha mai cambiato look, ma non ha neanche mai cambiato uomo, Walter Nones. Allora Walter, riuniamo la coppia d'oro del circo italiano. Mi spieghi come hai fatto tu a portare a casa questa donna che oggi è bella ma che all'epoca era di una bellezza indicibile? Beh, l'amore è difficile descriverlo nei particolari. Diciamo che noi ci rispettavamo sul lavoro, perché il lavoro può essere quello che ti fa dividere, e il lavoro invece ci ha unito. Io ho scelto il circo, lei ha scelto il cinema e altre cose, sempre televisione, e questo ci ha dato la possibilità di andare d'accordo sempre. Certo che devo dire, io ho fatto il domatore per tanti anni, ma l'unica tigre, chiamiamola meglio pantera nera, che non ho dominato, ammaestrato, è proprio la Moira. Allora, lui ha domato le belve più feroci, ma non è riuscito a domare te. No, a me non riescono nessuno a domarmi. Solo con la bontà mi dominano. Ma lui è un buono? Beh, quando è il caso, quando non è il caso è cattivo. Ah, ma tu hai bisogno ogni tanto della bacchetta, sì. Vero? Sì. Barbara, hanno corteggiato gli attori più belli del cinema. Sì, Eleonora. Se adesso lui potesse fare una dichiarazione d'amore, così, davanti a tutto il pubblico di Estate in Diretta per Moira, chiedigli che cosa direbbe? Una dichiarazione per Moira, oggi dopo 54 anni di matrimonio. Beh, insomma che c'è sempre l'amore, questo è importante, c'è sempre il rispetto e poi ci consigliamo anche, perché Moira nel suo genere, essendo una donna del circo, sa darti delle volte dei consigli preziosi, che io poi ci penso e dico: ha ragione, guarda. Avete capito qual è l'amore vero? Dare consigli e ascoltarli. Eccoli. Mi sono sempre chiesta una cosa: sei tu che hai sopportato Walter o è Walter che ha sopportato te? È Walter che ha sopportato me. Quindi onesta fino in fondo, lo ammetti? Sì, certo. Ma lei, Moira Orfei? Lui è il mio grande amico, lui. Lei è... Io volevo sapere da Moira, come si fa invece a domare un elefante?
Ci vuole tempo, Walter? Quanto ci vuole, Walter? La dolcezza, soprattutto la dolcezza. E può essere un anno, può essere due anni, dipende l'età e il carattere dell'elefante. Grazie, diciamo, Barbara. Che Moira è anche stata una donna paziente. Sì, sì. Un abbraccio a Moira Ortelli. E anche Sandra Milo, Alessandra Appiano invece che saluta Moira. E noi davvero, io e Salvo, vi mandiamo un grande abbraccio, grande fortissimo. Fortissimo a questa coppia di ferro. Per queste belle emozioni che ci avete regalato e soprattutto la storia di un grande amore e di rispetto che mi sembrano valori fondamentali in una coppia.